Allora, ciao a tutti, sono Fiorenzo, vi porto i saluti di tutta la struttura di Varese. Non siamo grandissimi, abbiamo tre sedi, Varese, Gallarate e Bussarsizio. Sono praticamente 25 anni che facciamo sindacato di base a Varese, nati come CUB, poi abbiamo tentato la strada dell'USB, dove abbiamo conosciuto il compagno Gianni, Celestino e gli altri. Quando il sogno dell'USB è finito, abbiamo parlato con loro e abbiamo deciso di adottare la sigla ADL. Da allora andiamo avanti in modo dignitoso. Pensavamo che si sfaldasse, perché poi a Varese abbiamo avuto la fortuna di unire veramente i sindacati di base, perché l'USB è nata da una costruzione della CUB, RDB e SDL, quindi un tentativo di unificare i sindacati di base. A Varese il gruppo è rimasto unito, quindi SDL, RDB e CUB è rimasto unito e siamo diventati ADL. Siamo cresciuti numericamente, abbiamo parecchi iscritti, stiamo crescendo nei territori e quindi non si è sfaldata, anzi tutt'altro. Nonostante insomma una realtà che tutto sommato non può vantare sedi in tutto il territorio nazionale, comunque facciamo un gran lavoro sul territorio e non solo. Abbiamo recentemente aperto la sede a Milano, vicino alla stazione centrale, da un anno e mezzo comincia a lavorare, abbiamo già tre delegati nel comune di Milano, abbiamo parecchi iscritti nel comune di Milano, adesso ci saranno le elezioni all'interno del comune e siamo anche ben messi per avere una buona seguito di lavoratori. Stiamo aiutando i cittadini perché abbiamo aperto la sede in una zona abbastanza popolare di Milano e la gente comincia a conoscerci, viene lì, chiede assistenza, gli facciamo le pratiche. Quindi è una bella cosa, la sede lavora, cresce, è aperta 5 giorni alla settimana, quindi partiamo. Milano è una città immensa e quindi diciamo la possibilità effettivamente di farci valere come sindacato nel modo come lo sappiamo fare, aiutando gli strati sociali più deboli, gli immigrati, lo facciamo, lo stiamo facendo e sono sicuro che a Milano potremo dare il nostro contributo. Certo, a Milano sono presenti praticamente tutti i sindacati di base che ci sono a livello nazionale, ma non c'è problema, credo che non è che cambi un granché uno più uno meno, anzi, secondo me lo spunto è per tentare di unire le forze anche a Milano, come stiamo cercando da fare ormai da 25 anni a Varese, quindi in virtù di questa nostra ideologia che anche all'interno dei nostri statuti noi siamo spinti e siamo propensi sempre all'unificazione. Questa, io parto subito al contrario, cioè dallo sciopero che è stato dichiarato da alcune sigle di base e che domani si farà l'assemblea nazionale per diciamo lanciare ufficialmente questo sciopero. Noi parteciperemo con diciamo l'intenzione di unificare tutte le sigle dei sindacati di base in un'unica data di sciopero. Non so da quanto tempo siete iscritti o vivete nei sindacati di base, la storia dello sciopero nazionale ormai è una barzelletta, no? Tutti gli anni in autunno c'è lo sciopero del periodo, insomma, e ogni anno si fanno c'è il giochino a chi lo indice per prima, no? E chi lo indice per secondo è quello che si deve accodare, quindi ormai è una storia vecchia. E anche qua dire che questo sciopero deve partire dal basso ormai è fantasia più totale. Gli scioperi fatti dal basso sono quelli che facciamo nei luoghi di lavoro, sono quelli che si fanno per tutelare la salute, sono quelli che si fanno per rivendicare i diritti. Questi scioperi decisi dai vertici e poi il compito del delegato è al contrario convincere i lavoratori a fare sciopero, diciamo che dirlo che è dal basso è un po' una barzelletta, insomma in realtà dovrebbe essere i lavoratori che ti spingono per fare lo sciopero nazionale e con questi scioperi qui autunnali o stagionali la realtà è al contrario. Arriva la decisione dall'alto di fare lo sciopero e quindi il compito dei vari delegati è andare nei luoghi di lavoro e convincere i lavoratori sul tema dello sciopero, quindi voglio dire è un po' il contrario di quello che dovrebbe essere uno sciopero veramente basato sulle necessità dei lavoratori. Per quanto riguarda invece quello che dovrebbe fare l'attività di un sindacato di base, no?
anche noi ormai sono 25 anni che diciamo ce lo poniamo, e negli ultimi anni ci siamo, diciamo così, lanciati, ci siamo un po' staccati dall'attività delle serie, che comunque viene comunque fatta dai delegati, le iniziative di lotte, non come quelle che vengono qui nel Veneto o comunque nell'Emilia, che sono vanto per tutti i sindacati di base, quindi ve ne devo veramente rendere merito. Noi non abbiamo questa forza lavorativa che ci spinge, però comunque l'attività nei luoghi di lavoro si fa ed è numerosa perché siamo veramente in tantissimi luoghi di lavoro, ma ci siamo recentemente lanciati in una serie di iniziative e di reti, di comitati, che noi lavoriamo a Milano, che però stiamo cercando di farli diventare nazionali, su diversi temi, su diverse questioni, in primis la difesa della salute del lavoratore e della persona. Avremo creato e stiamo creando con Medicina Democratica, con altri sindacati di base, con associazioni dei malati d'amianto eccetera eccetera, una rete in difesa per la salute che sta costruendo delle iniziative, dei convegni, abbiamo già fatto dei presidi di protesta, sta crescendo, la stiamo facendo crescere anche a Roma, c'è già in Toscana, e quindi è una proposta che viene fatta a tutti i sindacati di base, chiunque voglia cominciare a crescere un po' come sindacato, a cominciare a rivendicare i diritti di tutti, non solo nei luoghi di lavoro legati al singolo posto. E questa rete si farà un ulteriore passo tra poco tempo, perché il 5-6 novembre, non so se lo sapete, si riuniscono i G7 a Milano, e quindi ci sono le più potenti nazioni del mondo, si riuniranno a Milano per 2 giorni e parleranno della salute mondiale. Noi stiamo tentando di organizzare, trascinati da Medicina Democratica, dalle grosse associazioni nazionali, un controconvegno e delle iniziative di protesta sempre a Milano, il 4 e il 5 novembre, per poi, attraverso una rete europea con i francesi, belgi, spagnoli, con i sindacati di base, con le reti in difesa della salute di questi paesi, lanciare le iniziative anche a livello europeo. Certo, non possiamo vantare migliaia di iscritti come altri sindacati nazionali, però nel nostro piccolo l'attività si fa, si partecipa alle riunioni, si aggrega sempre di più, perché comunque basta parlare nei luoghi di lavoro, la cosa interessa a tutti, e quindi questa qui è già una proposta che noi facciamo a tutti i sindacati di base. La seconda iniziativa che sarà, che è di recente costituzione e che porterà anche questo a alcuni convegni per a metà ottobre, anche in questa settimana, domani c'è un seminario a Milano, è la difesa della pensione, il diritto alla pensione, la pensione dignitosa per tutti, quindi un livello di pensione che consente una vita dignitosa a tutti e una vita in salute. Quindi abbiamo costituito il CONUP a livello, principalmente in Lombardia e in Toscana, e anche qua si stanno creando reti a livello nazionale, che è il coordinamento nazionale unitario dei pensionati di oggi e di domani, che dovrebbe coinvolgere anche i giovani, perché le pensioni non è un problema di chi è già in pensione, che la pensione era raggiunta, la pensione è un problema di chi lavora. La pensione, per quanto il CONUP è costituito prevalentemente da pensionati, perché sapete che gli hanno bloccato l'indicizzazione, il collegamento all'inflazione, da 4, la legge Fornero ha bloccato l'aumento legato all'inflazione, e quindi per 4 anni non ci sono stati gli aumenti. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo questa sentenza, il governo Renzi, diciamo, bypassando la sentenza della Corte, ha regalato 500 euro, bontà sua, a tutti quelli che avevano diritto a cifre molto più alte. Con questo giochino qua lui si è parato il culo. Il 24 ottobre ci sarà la seconda sentenza della Corte Costituzionale, proprio in virtù di questo decreto di Renzi, che lo dichiarerà legittimo o illegittimo. Ovviamente, se lo dichiari illegittimo, vuol dire che milioni di pensionati in Italia hanno diritto a rivalutazione delle pensioni a partire da quando la Fornero l'ha bloccata. Poi c'è la grossa battaglia sulle pensioni retributive e contributive, per avere comunque, una volta in pensione, una pensione dignitosa.
sembra poco, ma voglio dire, quando poi si lavora si capisce che la pensione diventa e già adesso per chi ha lavori saltuari non ha la fortuna di versare i contributi è fantasia più sfrenata, ma per chi ha la fortuna di lavorare in modo costante, sapere che ti vengono tagliati le pensioni per questi motivi qua, per un problema sostanzialmente economico, no? È togliere un diritto ai lavoratori. Questa è una battaglia secondo me che va fatta e che va fatta per tutti, evidentemente. Questo vuol dire anche, sia per la salute che per la pensione, fare le battaglie contro il sistema sanitario integrativo che stanno introducendo nei contratti nazionali, contro i fondi pensione che stanno dilagando, e quindi riguarda tutti, perché se agevolano i datori di lavoro riducendo le tasse e dopo con i nostri soldi ci dobbiamo fare la pensione integrativa, la sanità integrativa, voi capite che ci pigliano per il culo, ci fanno pagare due volte le tasse per avere le stesse coperture di prima. Questa cosa qua, voglio dire, è assolutamente inaccettabile, no? Dovrebbe essere da stimolo e da spinta per tutti, per effettivamente mettersi in piazza. Queste sono solo due delle cose che, diciamo, sfoceranno in alcuni convegni. Anche qua a metà ottobre ci sarà un grosso convegno a Milano e l'invito, loro lo sanno perché siamo venuti anche a Padova a parlare con i lavoratori, con i pensionati, per cercare di costituire queste reti. Per cui io rispondo un po' alla domanda che faceva prima: quale potrebbe essere il futuro di un sindacato? Secondo me i sindacati che siamo noi, i sindacati di base, che si differenziano da altri sindacati, perché ovviamente i sindacati che accettano i fondi integrativi, che vanno a fare la concertazione, che firmano per abbassare i salari, per togliere i diritti, sono automaticamente esclusi, anche se all'interno dei loro statuti in realtà queste cose non sono riportate, però le azioni ovviamente li tagliano completamente fuori. La nostra forza è essere coerenti con quello che pensiamo, le azioni devono essere coerenti con quello che poi andiamo a dire ai lavoratori, e quindi questo deve essere secondo me il compito che ci dobbiamo trovare davanti, facendo un salto in più rispetto alle iniziative di lotta sui luoghi di lavoro. Per fare questo ovviamente ci vuole un minimo di preparazione per i delegati, quindi bisogna fare formazione, bisogna farli crescere, partecipare, coinvolgerli, è una cosa che va costruita pian pianino, però va fatta, è indispensabile, perché io non credo ci siano tante alternative. Io ho finito, buona lotta a tutti.